Benvenuti agli aggiornamenti di prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. La situazione attuale è ben descritta da questa evoluzione satellitare che state vedendo da SAT24, questo passaggio di perturbazione che anche oggi, sia nel pomeriggio che in serata, in molte zone ha portato ancora piogge e temporali. D'altronde siamo abituati ormai a questa fase di instabilità in questi ultimi giorni, anche se poi dovrà esserci un po' di tregua nelle prossime ore. Fatto sta che insomma in molte zone c'è ancora il rischio di nubifragi. Possiamo vedere anche il radar delle precipitazioni locali di ARPA che lo testimonia. Vedete questo passaggio di questa perturbazione con le piogge che arrivano anche in alcuni casi copiose in pianura, non solamente a sui rilievi. E lo possiamo vedere anche dal passaggio della perturbazione della mappa delle pressioni e fronti, sta attraversando, vedete, tutta la parte nord-ovest della nostra Italia. Le piogge protagoniste, quindi anche qui da Il Meteo per la cartina del Piemonte e la cartina della Lombardia, e vediamo appunto nel dettaglio le previsioni sino alla mezzanotte, con piogge e temporali che si susseguono, le temperature tra 16 e 26 gradi. Ma diamo un'occhiata anche alla tendenza successiva, una seconda parte di settimana più stabile e soleggiata per correnti nord-occidentali, da valutare un eventuale ritorno di instabilità nel weekend. Intanto appunto ci sono queste piogge previste sino alla serata, tarda serata e notte. È tutto per l'aggiornamento di prontometeo.it, continuate a seguirlo ovviamente per tutti gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo bollettino.